Buonasera, bentrovati S1 Magazine, nuovo appuntamento. Vado subito a presentarvi l'ospite di questa puntata, dirigente PD Anna Pittelli. Buonasera, buonasera, bentrovata. Grazie. Allora, 8 calabresi nella direzione nazionale del PD. Partiamo proprio da questo, un nuovo incarico, una nuova avventura. Come nasce? Ma nasce in modo inaspettato, come ho avuto modo di dire. È stata una chiamata diretta del segretario nazionale, che ha scelto in Calabria di nominare tra i 20 membri di sua diretta nomina una giovane donna, che sarei io, ed è nata così, dicevo, in modo inaspettato nella domenica in cui si è riunita l'Assemblea nazionale. È un percorso in realtà che continua, un percorso di impegno insomma che continua dopo gli anni di militanza nell'organizzazione giovanile. E mi piace pensare che sia in realtà, più che un riconoscimento a me stessa, un riconoscimento ad una comunità, quella dei giovani democratici, in questi anni ho militato. Ecco, un percorso che continua. Ricordiamo il suo percorso in politica. Fra poco saranno 10 anni, nel senso che io nonostante sia giovanissima. Sì, sono una nativa democratica. Ho preso la prima tessera nel circolo di Davoli, che rimane la mia sezione, nel 2010, e da lì abbiamo iniziato un percorso di impegno insieme ai giovani democratici. I giovani democratici sono una comunità di ragazze e ragazzi diffusa in tutta Italia, presente anche in Calabria, che è l'organizzazione giovanile del Partito Democratico. E sono stati anni di impegno giovanile molto interessante, pieni di passione, come è giusto che sia, no? A 20 anni. Abbiamo condotto tante lotte, alcune anche molto importanti, penso a quella sul diritto allo studio. In realtà io sono trentenne da qualche giorno, quindi ufficialmente anche anagraficamente fuori dall'organizzazione, e adesso continua l'impegno nel partito, nell'organizzazione. In fondo abbiamo davvero dato tanto e a me ha restituito moltissimo, e adesso siamo pronti per una nuova avventura. Nativa democratica, come nasce la consapevolezza politica, questa consapevolezza politica? Lei tra l'altro, lo dicevamo, giovanissima, quindi una consapevolezza nata anche in tenera età, se vogliamo. Sì, sa, non so dirle un momento preciso, credo durante l'adolescenza. Io tra l'altro ho studiato a Soverato, in una scuola a cui sono molto affezionata, che è l'Istituto Maria Ausiliatrice, avendo un esempio grande, che è quello di Don Bosco. Io dico sempre, qualsiasi ragazzo che ha studiato in una scuola salesiana e ha incontrato Don Bosco non rimane mai indifferente. La lezione di impegno, di dedicarsi sempre agli altri, di non rimanere inermi di fronte, no, a un mondo che ci sembra ingiusto, perché in fondo lo è. E quindi è nata da quello, è nata dall'idea di volersi impegnare per gli altri e per migliorare questo mondo che, sì, devo dire la verità, avvertivo essere ingiusto già da sedicenne. E poi è continuato perché ho avuto la fortuna di incontrare sul mio percorso tanti compagni che condividevano questa stessa passione. Una scelta politica precisa però quanto al colore politico. Ecco, soprattutto le chiedevo questo, che cosa l'ha conquistata del PD? Le rispondo con la stessa definizione che dava il mio primo segretario nazionale del partito, quando io, il primo segretario nazionale del PD per me è stato Bersani, perché io ero, tempo di Veltroni non era ancora tesserato. Essere a sinistra significa guardare al mondo con gli occhi dei più deboli, ed è esattamente questo, cioè non è demonizzare la ricchezza, perché la ricchezza non va demonizzata, è credere però che ci sia qualcuno che rimane più indietro, e riconoscerlo questo, riconoscerlo nelle situazioni reali di ogni giorno, a scuola, nei luoghi di lavoro, e lottare affinché questa cosa non avvenga più. Sembra teoria, in realtà potremmo trovare 1000 esempi pratici nella vita di tutti i giorni. Ecco, il rischio della politica molto spesso è questo, il fatto che tante cose sembrano teoria. Lei che cosa ne pensa? Guardi, quando le faccio un esempio concreto, parliamo della disuguaglianza sui banchi di scuola, no? Non ho usato queste parole a caso, sono le parole con cui spesso si descrivono, no? le disuguaglianze in età giovanile. Cosa significano praticamente però? Cosa significa? Qual è lo stato emotivo che vive un ragazzo che non riesce ad avere una borsa di studio? Non può studiare, quindi deve scegliere tra studiare e lavorare.
non è teoria, è pratica. Non le ho fatto questo esempio a caso. Quando noi abbiamo scelto di iniziare questa battaglia per il diritto allo studio, che ci ha condotto oggi, che è alla Regione, che è la Regione guidata dal Partito Democratico, insieme al Presidente Oliverio sul diritto allo studio e grazie ai fondi comunitari, è stato fatto un investimento straordinario. Ogni anno la Regione eroga più di 2.000 borse di studio a favore di giovani meritevoli. Per me e per lei adesso 2.000 è un numero, però quei soldi sono la concreta opportunità dentro una famiglia di permettere ad un ragazzo di studiare. E se noi vogliamo costruire una società diversa, non possiamo parlare soltanto di merito. Il merito, senza una concreta dispiegazione dell'uguaglianza, dal mio punto di vista, ci riporta ad una società di tipo feudale, no? Dove chi può permettersi continua a studiare, approfondisce, riesce a competere con gli altri. In realtà, se riusciamo a bilanciare insieme l'uguaglianza nelle opportunità e il merito, forse probabilmente riusciremo a cambiare anche questa realtà, che ne ha tanto bisogno sicuramente. Effettivamente è interessante quanto lei ha appena detto, si parla tanto di meritocrazia come è giusto che sia, effettivamente poi anche le pari opportunità che sempre più spesso vengono negate. Che periodo storico sta vivendo il PD a suo avviso? Sta vivendo un momento di grande cambiamento e non poteva essere diversamente dopo il 4 marzo. Io credo che il 4 marzo significa e assuma nella storia del mio partito uno spartiacque vero e proprio, nel senso che tutti i nodi che non siamo riusciti a sciogliere in questi 10 anni dalla fondazione sono esplosi il 4 marzo. Adesso è un tempo diverso, con una segreteria nuova, che si pone un duplice obiettivo, secondo me. Da una parte riuscire a recuperare gli errori del passato e anche quelli più recenti, un PD autoreferenziale, un PD arrogante, che non ha senso di esistere. E mi pare che gli elettori anche del centro-sinistra lo hanno detto a chiare lettere il 4 marzo. Dall'altra però riuscire a ricollocare il Partito Democratico in un'epoca nuova, perché non possiamo fare finta che tutto intorno a noi non stia cambiando, tutto intorno a noi è in continua evoluzione. E quindi significa anche per un partito che ha necessità di riscoprire la sua funzione nella società, ripensare se stesso e soprattutto ripensare la sua funzione nella società. Se volessimo raccontarlo il PD in qualche modo, anche con gli occhi di una giovanissima dirigente, ecco, cosa ha rappresentato, cosa rappresenta, cosa vuole rappresentare il PD? Il PD vuole rappresentare un'alternativa, lo ha detto oggi Zingaretti in direzione, un'alternativa ad una destra che sta dimostrando il suo lato più becero dal mio punto di vista, che sta facendo regredire l'Italia agli occhi del mondo e nella realtà. Il PD può essere l'alternativa a patto che i cittadini, gli elettori del Partito Democratico. A un certo punto lo è stato. Sì, lo è stato. È stata un'alternativa. Sa, adesso noi siamo quasi alla scadenza, no, delle elezioni europee. Sicuramente lo è stato alle scorse elezioni europee. Però paradossalmente aveva generato una speranza di cambiamento che poi in fondo è stata tradita. Quando Renzi parlava della rottamazione, concetto che politicamente ritengo non molto raffinato, però è anche vero che parlava a tanti di noi, parlava per esempio a una generazione di trentenni, quarantenni, che quel tappo di cui Renzi parlava nella vita in realtà lo avevano subito in altri campi. Perché è così spesso nel mondo delle professioni, e così nel mondo della ricerca, in cui c'era una generazione che veramente faceva da tappo all'esplodere di energie nuove. Ed è per questo il PD ha sicuramente incarnato una speranza di cambiamento forte e ha avuto il consenso che ha avuto. Raggiungere il 40% non lo si raggiunge, secondo me, soltanto per mera propaganda. Purtroppo però a quella promessa non siamo stati in grado di far conseguire i fatti. Cos'è successo a suo avviso? È una domanda molto complessa. Non siamo stati così innovatori come dovevamo essere, anche nelle classi dirigenti che hanno governato il PD, se ragioniamo soltanto da un punto di vista politico, no? Non siamo riusciti a sprigionare energie nuove. La Calabria e l'Italia hanno necessità che le energie nuove vengano sprigionate, perché sono piene di giovani talenti che in realtà devono sopprimere le loro competenze. E non possiamo pensare di
predicare il cambiamento, predicare l'innovazione e mantenere questo status quo. È un cambiamento molto importante e anche molto radicale. Per questo Zingaretti ha parlato, secondo io ne ho condiviso il termine di rigenerazione. Rigenerare il PD, ricostruire l'Italia. Era uno dei payoff della sua campagna elettorale. Lo condivido in pieno. La perdita di consenso, che cosa significa concretamente per un partito quando si ha voglia ancora di raccontare tanto e quindi di rialzarsi in piedi? È molto complesso, non mentiamoci. Cioè, noi ci siamo svegliati, io credo che noi ci siamo svegliati il 5 marzo davvero molto disorientati, no? Da partito di governo, avere una debacle così importante alle elezioni. È complesso è difficile, perché nelle proprie, ci si sente poi nelle proprie comunità, ci si è sentiti inutili. Almeno personalmente la sensazione vera che ho avuto è quella di essere stati, eppure il PD al governo aveva fatto tante cose buone, ma non sono bastate, perché evidentemente, come dicevo prima, avevamo generato aspettative diverse. Al tempo stesso posso dirle che dopo un anno, quella sconfitta oggi si è trasformata, quel senso di inutilità si è trasformato in una nuova sfida. La sfida davvero di, riuscire a, valorizzare questo momento di crisi, no? Per poter far rinascere finalmente il Partito Le Democratico. sfide devono sicuramente consentire dei punti di domanda dai quali ripartire. In generale, invece, il nostro paese che periodo storico-politico sta vivendo? La sua idea in merito? Guardi, sta vivendo un periodo storico-politico tra i più bui, tra i più bui. Noi abbiamo al governo una classe dirigente che sì, non è sicuramente la più preparata che potevamo aspettarci, è una classe dirigente che sta portando avanti delle politiche di estrema destra, anche se spesso camuffate sotto l'effigie del qualunquismo. In realtà a me hanno insegnato che se si dice che non si è né di destra né di sinistra, poi infine si svolta sempre a destra. Quello, per esempio, come viene trattata la questione dell'immigrazione, è un esempio perfetto. Noi stiamo trasformando una tragedia umanitaria, perché di questo si parla di fronte ai rifugiati politici, una tragedia umanitaria, in una questione di ordine pubblico, di sicurezza. È come se non avessimo imparato nulla dalla storia. Paradossalmente, i nostri ragazzi vanno a scuola e studiano la Shoah e poi tornano a casa e a pranzo aprono la televisione e vedono il loro ministro dell'interno che sceglie di non far sbarcare delle persone soltanto per mero consenso elettorale, perché in realtà quello non risolve il problema. Non è chiudere i porti che risolve il problema. Le sfide sono altre, le sfide sono sulle coste della Libia, la sfida è la politica estera, una politica estera efficace. Eppure lo si fa perché attrae consenso. Cercando anche di proiettare, io credo questo è sicuramente un aspetto più complesso da comprendere, però secondo me è ricorrente. Si tenta sempre di proiettare un'immagine della classe dirigente ignorante, no? Come se fosse quasi perché il popolo si senta rappresentato. Come se le competenze, le conoscenze oggi non fossero più un valore. Non credo sia così, anzi, io non mi sognerei mai di stare dall'altra parte della telecamera e fare delle interviste perché non è il mio mestiere. Credo che lo si fa proprio per far sentire chi è dall'altra parte del computer, chi ha quella tastiera in mano, no? Più simile, più vicino. E in realtà lo si sta manipolando, perché si conduce la società dove la pancia delle persone, no? Sta chiedendo di andare. La politica è diversa, la politica prende per mano la società e la guida verso. Ecco, cosa rappresenta per lei la politica? Dietro le quinte prima diceva non è un mestiere. Ecco, cos'è la politica? Cosa deve essere? Cosa deve tornare forse a essere? La politica non è assolutamente un mestiere, devo dirle la verità, questo io l'ho imparato col tempo, perché se forse mi avesse fatto la stessa domanda qualche anno fa, le avrei risposto diversamente, nel senso che la consideravo un impegno totalizzante. Invece no, la politica non è un mestiere, non è un lavoro, ognuno di noi deve avere la sua professione. Poi però c'è una parte di tempo che scegli di dedicare agli altri, che scegli di dedicare alla tua comunità, che scegli di dedicare alla tua terra, perché credi che sia giusto, perché i partiti servono, servono perché
Sa, i potenti veri non hanno bisogno di luoghi dove qualcuno difende i propri diritti. I loro diritti si difendono comunque. Sono le persone più deboli che hanno bisogno di luoghi collettivi dove i loro diritti vengono difesi. La nostra Costituzione dice che quei luoghi sono i partiti. Io credo anche che è ragionevole dire che ci sono modi diversi di fare politica. Chi oggi fa associazionismo fa politica. Chi si impegna diversamente per la propria comunità fa politica, perché proprio è prendersi cura degli altri. Io la vivo come servizio, in modo più autentico possibile. Lo ha citato prima la figura di Nicola Zingaretti. Come descriverle Zingaretti è una persona estremamente umile, assolutamente non arrogante. Io non sono una tifosa in generale, no? Credo che il tifo non sia una categoria della politica. Non sono tifosa neanche di Nicola Zingaretti da questo punto di vista, ma lo stimo moltissimo. Perché percepisci nei suoi occhi il desiderio di cambiare questo paese. E significa non essersi lasciato aridire dal potere, che è una cosa molto complessa. Perché chiunque fa politica, no? Lotta un po' quotidianamente perché la politica non lo peggiori, ad ogni livello. Perché è così, si sa che è così. Secondo me lui è uno di quegli uomini che ha avuto tante responsabilità di governo, ma non si è lasciato inaridire dalla politica, ancora ha un sano desiderio di cambiare la realtà. Lo fa in modo inclusivo, lo fa non con arroganza, lo fa circondandosi di ragazzi, si è visto poco. Ma è bellissimo ed è giusto forse che anche i telespettatori lo sappiano che la sua squadra era una squadra quasi totalmente composta da giovani democratici. Lui ha girato l'Italia con questi giovani democratici al seguito e lo ha fatto senza dare molta evidenza, no? Perché la sostanza è anche importante. Questo è un cambiamento che alla politica bisogna restituire. Servono molte meno parole, molto più esempi, molta più testimonianza. Mi è piaciuta particolarmente una sua espressione, non si è lasciato inaridire dalla politica. Può succedere anche questo, cioè la politica può fare anche questo. Fa un certo effetto anche pronunciata questa frase, questa osservazione da una giovane, indiscutibilmente. Si sa, è un ambiente particolare, è un ambiente diciamo difficile, pieno di egocentrismi. Quando diciamo non lasciarsi inaridire, io lo dico sempre, questi anni di militanza c'è stata una persona che mi è stata molto vicina, che è il mio segretario regionale dei Giovani Democratici, si chiama Mario, abbiamo più o meno la stessa età, quindi abbiamo fatto questo percorso lungo questi 10 anni. L'altro giorno ragionandoci, ragionavamo anche di questo, ho detto guarda Mario, ma quanto è importante, no? Non avere la sensazione di doverti sempre guardare le spalle. Quel guardare le spalle è una sensazione che chiunque ha militato ad un certo livello, con un certo, ha fatto dell'impegno politico, no? Anche a volte una professione, è un'espressione che gli sarà familiare. Sì, la politica può inaridire, può renderti una persona peggiore. Io ne sono profondamente convinta. Lo dico sempre anche ai ragazzi, dico, anzi, è una cosa che io e i Giovani Democratici. Forte anche della mia esperienza, perché inizialmente questa cosa non l'avevo capita, dico quotidianamente. Io dico sempre: contaminatevi. Andate nei gruppi giovanili delle vostre comunità, andate nell'Azione Cattolica, andate dove volete, ma non rimanete chiusi soltanto nelle nostre organizzazioni. Contaminatevi, apritevi agli altri, perché il punto di vista degli altri è fondamentale. È quello che è mancato al PD. Si è molto chiuso nelle sue stanze, è stato poco con l'orecchio a terra ed è stato anche molto poco umile, che è un difetto che a un partito, un elettorato non perdona. Mi pare un ottimo consiglio questo. Lei cosa è cambiata in questi 10 anni? Prima diceva le avrei risposto diversamente in Sì. riferimento a una domanda. Se volessimo riassumere, in cosa sente di essere cambiata? Guardi, forse il cambiamento più grande è stato proprio quello di cui le parlavo prima, no? Io credevo che l'impegno politico fosse totalizzante. Oggi ho una visione diversa. Sono cambiata perché sono diventata probabilmente anche un po' più distaccata, nel senso che alcune cose che magari succedono oggi mi strappano un sorriso. Se fossero successi 6-7 anni fa avrei fatto, diciamo, una malattia. No, oggi è diverso. Riesco a vedere le cose con molta più lucidità. Ecco, questo è il cambiamento a livello personale. Devo dirle la verità, in merito al posizionamento politico, alla mia visione del mondo non è cambiato nulla. Ci sono delle cose che mi provocano proprio un pugno allo stomaco.
quel pugno allo stomaco, io spero di non perderlo mai. Farti un bene questo. Sì. Ha citato i giovani, la politica e i giovani, e anche i giovanissimi, perché giovane ovviamente lo è lei. Che momento invece stanno vivendo? Guardi, nella stragrande maggioranza dei casi c'è una forte apatia. Però le dirò subito, io non credo che sia colpa dei giovanissimi né dei giovani. Hanno avuto davvero cattivi maestri. Ed è un'apatia rispetto alla quale è anche difficile anche per noi. Io ho appena compiuto 30 anni, qualche giorno fa. È complesso anche per me rapportarmi. Le fanno domande precise, difficili per certi aspetti? Forse la domanda più difficile che mi è stata fatta in questi anni era: ma tu perché sei di sinistra? No, perché la sinistra e non la destra? Che sembra una sciocchezza, una domanda molto complicata. Perché la sinistra e non la destra? Perché senti quel senso di ingiustizia. Perché è così. Ed è difficile spiegare a loro come provare ad avvertire, no? Una visione del mondo. È molto complesso. Io però penso, mi è capitato campagna alle politiche. Eravamo a Crotone insieme ai Giovani Democratici, volantinaggio, incontriamo dei giovanissimi al primo voto, tutti del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo rispettato. Allora io ho chiesto a questa ragazza: come mai? Mi è stato risposto: le abbiamo provate tutte. Allora ho detto: no, tu non hai ancora provato nulla. Ed è iniziato un dibattito, un confronto, che in realtà con quella generazione manca. Perché la politica viene bandita dalle scuole, perché la politica viene bandita dalle università, perché è quasi come se l'essere completamente non scevri da un dibattito possa rendere quei luoghi, che in realtà sono luoghi di cultura, dove quindi il confronto dovrebbe essere insito a prescindere. Questo probabilmente ha reso ancora più difficile un dialogo con questa generazione. Pensi, all'Università di Catanzaro non è possibile fare un banchetto, nessuna associazione può fare un banchetto all'interno dell'università. Se lei immagina negli anni 70 non poter esserci un volantinaggio, sono diciamo due estremi, no? Completamente diversi. Certo. Però la politica all'interno delle scuole, all'interno delle università, permette anche a quegli studenti di diventare dei cittadini consapevoli. E secondo me non è assolutamente meno importante che essere dotti su una materia piuttosto che un'altra. Insegnare a una nuova generazione ad essere cittadini attivi è una sfida della comunità educante tutta, non può essere la sfida soltanto di un partito. Assolutamente. Volendo contestualizzare la politica in riferimento ai nostri territori, alle nostre realtà, ecco, le esigenze da cui ripartire, lei è del posto, quindi conosce bene le problematiche, così come anche le potenzialità sulle quali investire. Sì, questo tra l'altro è un territorio bellissimo, io ne parlo spesso, tra l'altro è guidato quasi nella maggior parte dei casi da sindaci del PD, quindi è una bella comunità democratica il Basso Ionio. Ci sono belle esperienze. Ora, io sono di Davoli e dire che l'amministrazione di Davoli è una bella esperienza sembra essere scontato, però lo credo veramente. Credo che il sindaco Papaleo stia facendo un lavoro importante per la nostra comunità, ma non è soltanto il caso di Peppe, penso Sant'Andrea, Montepaone, Soverato stesso con Ernesto Lecci. Si sta facendo un bel lavoro su questo comprensorio. Abbiamo però molto da lavorare, perché come comprensorio non siamo... Allora, ponendo che lo sviluppo economico di questo territorio debba passare dal turismo, e su questo mi pare siamo tutti d'accordo, è il caso però di iniziare a lavorare in maniera sinergica perché questo territorio emerga anche fuori da questi confini. Se lei va in Russia e parla di Tropea, sicuramente riescono a cogliere ciò di cui stiamo parlando, no? Se si dice Soverato, forse ancora no. Allora dobbiamo lavorare tutti insieme affinché veramente si crei un brand. L'operazione che è stata fatta in Puglia. Si parla da tanto, ma purtroppo non si è ancora riusciti in questa direzione. Sì, ed è probabilmente uno dei territori che è più indietro da questo punto di vista. Nonostante le potenzialità. Sì, perché sa, non servono soltanto le infrastrutture materiali. Noi probabilmente abbiamo sbagliato approcci in questi anni, no? Pensiamo sempre, sicuramente servono. Qualcosa non è andata di sicuro. Esatto, sicuramente servono le infrastrutture materiali, è indubbio. Ma non basta. Serve una sana imprenditoria, serve insegnare all'imprenditoria ad essere diversa, ad adeguarsi col tempo,
a riuscire a cogliere le sfide dell'innovazione. Serve che le istituzioni si mettano insieme e forniscano quei servizi che oggi non sono forniti. Costruire un brand territoriale è una sfida molto complessa. Il punto è che non la si può fare una parte soltanto, no? Serve veramente una sinergia. Ci sono delle esperienze bellissime, anche culturali, anche artistiche. Secondo lei c'è mai stato un tavolo in cui i sindaci, queste realtà, le associazioni, i partiti, erano tutti insieme a fare un po' di brainstorming e a vedere che cosa ne viene fuori? È quello che è mancato. Non mancano le idee singole, manca la sinergia. E a proposito di sinergia, le ha dichiarato un partito e una comunità dove i singoli non contano. Ecco, la sua concezione di partito. Sì, l'ho detto questa cosa, era la terza intervista. Questa è la quinta, io spero. No, mi rimproverano tanto, no? Anche le persone con cui faccio politica tutti i giorni mi dicono: ma no, Anna, ma in televisione, ma è importante. Tu hai sempre lavorato dietro le quinte. Va bene così, da un certo punto di vista va bene così. Davvero i singoli non contano. Io non credo che non ci siano state tante Anna in questi anni, assolutamente, non è così. Che spesso questo partito tende a respingere. E tanti hanno mollato perché poi in fondo, per quello che ci dicevamo prima, no? Non è una professione, ognuno poi ha la sua vita. Anna forse è stata un po' più caparbia degli altri e probabilmente è stata anche fortunata per il momento storico di ricostruzione, però è davvero una comunità. Da soli non si va da nessuna parte, cioè se si è una squadra si può correre e andare anche lontano. Se ci si chiude dentro il proprio ego, probabilmente si vincerà un'elezione, si diventerà rappresentanti istituzionali, ma non si restituisce nulla a questo territorio. E la politica senza la restituzione alla propria comunità, la restituzione al proprio territorio, non ha senso di esistere. È affermazione personale, è potere, che è legittimo, è una visione che però non mi appartiene. Conta l'impegno collettivo, ha Sì. dunque ulteriormente evidenziato. Ecco, il concetto di impegno oggi è di impegno in politica. La politica è un impegno collettivo, è una frase che io ho scritto tra uno dei libri che ripongo fedelmente all'interno della mia libreria. Concetto di impegno. L'impegno significa militanza. L'impegno è la militanza per la politica, la militanza dentro un partito. È quello che io mi piacerebbe poter dire, so che lo faremo il 5, il 6, il 7, ci sarà una grande mobilitazione nazionale in cui staremo nelle piazze, in mezzo alle strade, è stata annunciata proprio una direzione nazionale di oggi. È esattamente questo che vorrei dire ai cittadini. Il PD non va bene, va cambiato, non vi piace, perfetto, venite e cambiateci. Impegnatevi per cambiarci, ma è una sfida per voi, è una sfida per noi. Ed è importante, è quello che direi tantissimo anche ai ragazzi. Davvero venite. Cambiateci e soprattutto mettiamo a fattore comune le nostre competenze, le nostre conoscenze. Diversamente è difficile cambiare la realtà dove viviamo. Noi siamo quasi in chiusura, il ruolo della direzione nell'affrontare queste sfide, delle quali lei ha abbondantemente argomentato. L'impegno in direzione è un impegno nell'organismo collegiale più importante del partito. Insomma, è un onore non indifferente. Vorrei che non fosse un fatto individuale, no? Vorrei che fosse l'occasione per tanti, anche tanti ragazzi che stanno fuori dal PD, che guardano con attenzione al Partito Democratico, di pensare che non nella mia persona, ma diciamo nel gruppo di persone che esprime anche la mia candidatura, ci sia un interlocutore nuovo, ecco, quindi che questo partito, anche attraverso questa nomina e al lavoro che metteremo in campo, possa tornare ad essere un interlocutore nuovo per i ragazzi che ci stanno ascoltando e che magari hanno pensato che fosse giusto e sia giusto impegnarsi. Bene, buon lavoro allora. Io Grazie. ringrazio Anna Pittelli, dirigente PD, per essere stata con Grazie noi. a voi. Grazie e buonasera. Tutti voi per averci seguito come sempre. Se uno Megasin torna puntuale su Soverato 1 TV giovedì prossimo. Arrivederci.